Ed eccoci online, come promesso, con la seconda parte di questa guida su dove trovare tutte e 20 le statuette della Voltec, che a questo punto ne saranno rimaste 10 se avete seguito anche la prima parte. Qui io le ho posizionate tutte, ma iniziamo subito a dare la caccia alle ultime 10 statuette della Voltec. Eccoci con la prima delle ultime 10 statuette della Voltec. Questa è una delle più complicate, a mio avviso. Per prima cosa ci dobbiamo dirigere qui nel Vault 81. Una volta entrati, per accedere proprio al Vault ci chiederanno tre nuclei di fusione, quindi ci servono tre nuclei di fusione. Successivamente ci faranno esplorare un pochettino il Vault e ci chiederanno di andare dal dottore, il dottore che ci chiederà un campione di sangue. Una volta fatto questo, noi dobbiamo uscire dal Vault, far passare 24 ore e tornare appunto da questo dottore. Una volta arrivati dal dottore ci partirà una quest, Buco nel muro. Seguiamo la quest e arriveremo a questo punto preciso, in questo posto, dove troveremo questo robot dall'altro lato del vetro, che ci chiederà determinate cose. Io consiglio Stimolante prima di viaggiare con te. accedere da questa parte all'ascensore, salire e scendere di nuovo. Una volta scesi, appunto, il robot ci chiederà determinate cose e potremo accedere finalmente alla stanza. Una volta entrati, troveremo la nostra statuetta medicina sul tavolo. Ecco che mi parte il maledettissimo terminale. Ok, statua medicina. Gli Steambug curano permanentemente il 10% in più di danni. Ottimo, ottimo. Ok, vediamo la prossima statuetta. Altra statuetta abbastanza difficile. Ci troviamo nel centro dei Gunner. Si accede attraverso il tetto. Da un lato del complesso ci sono delle scale che portano al tetto e poi ci sarà un ascensore. Successivamente, una volta entrati, dovete uccidere un Gunner, il capo del Gunner, che si chiama Raiden, e raccogliere una scheda che vi darà accesso appunto a questa stanza che si trova al pian terreno dopo aver preso un altro ascensore proprio all'interno dell'edificio. Una volta arrivati qui vi troverete un manicomio di gunner da uccidere. Aprite la porta. Ok, apriamo la porta e ci troviamo qua la nostra statuetta che non so neanche di cosa si tratta. Statuetta armi leggere, perfetto, la mia Ma preferita. vieni. Ok, ottieni permanentemente il più 25% danni critici con le armi balistiche. Perfetto. Statuetta armi pesanti, ci troviamo ancora una volta in un Vault, Vault 95. Una volta entrati nel Vault, molto difficile, molto molto difficile passare questi maledetti gunner, anche per un livello avanzato, che io sono a livello 45 ed è molto difficile. Una volta entrati, andiamo subito sulla destra. E scendiamo e troveremo una serie di stanze. Dobbiamo trovare questa stanza con questo teschio. Una volta trovato, andiamo qua sulla destra, sinistra, e troviamo qua la nostra statuetta armi pesanti. Una statuetta armi pesanti, bellissima, anche Ci esteticamente. siamo. Ottieni permanentemente più 25% danni critici con le armi pesanti, quindi anche una miglioria abbastanza grossa. E ora siamo alla caccia della statuetta del commercio. Ci troviamo di preciso nel conservificio di Longek Lukowski, o come cappero si dice, un venditore di carne, che lo troviamo lì dietro in quella stanza. Una volta passati, troviamo qua le scale, saliamo in questa sezione. Facile da trovare, c'è un tubo rosso qua. Se si sposta la nostra Piper, ok, andiamo da questo lato. Ora giriamo a sinistra. Ok, e qui troviamo un giornale che ci permette di ottieni permanentemente prezzi migliori quando acquisti da un commerciante. Buono, buono. E poi la nostra statuetta del commercio. Bene. I prezzi sono permanentemente più favorevoli del 5%. Buono anche questo, un bel tappo in mano. Ecco un'altra statuetta, vediamo dove ci troviamo. Poseidon Energy, quindi siamo più vi... Togliamo l'indicatore, siamo vicino all'officina dei gatti atomici, dove c'era un'altra statuetta. Siamo entrati dal tetto. Per entrare dal tetto abbiamo dovuto scassinare una porta a livello arduo, quindi non so se a voi cambia. C'era un computer, ma onestamente non so se mi dava offline per sbloccare la porta. Comunque seguite il sendiero, entrati dal tetto. Proprio il primo sendiero. Arrivati a questa saletta,
giriamo a destra, entriamo qui dentro e troviamo qua la nostra statuetta. Qui c'è un giornale, dovete prendere, non mi ricordo di cos'è. Qua troviamo la nostra statuetta Ci siamo. Costituzione. È permanentemente aumentata di un punto, quindi ottimo anche questo. Ok, siamo all'officina dei gatti atomici. Come vedete, si trova in basso a destra nella mappa. Molto, vedete qua c'è santuari, quindi al vertice opposto. Vedete qua. Ok, qui nessuno ci darà problemi perché appunto sono amici. Ed è semplicissima, semplicissimo ottenere la statuetta, la Bubble Held. Allora, eccola qua. Statuetta di Bene. Sarnoaru. Ottieni permanentemente più 25% di danni critici con attacchi a mani nude. Quindi anche questa molto utile. Nessuna delle 20 statuette è futile. Altra statuetta semplicissima, ne mancano davvero poche adesso. Ci troviamo qui in quest'isoletta. Siamo vicino a proprietà Warwick oppure officina dei gatti atomici dove c'era un'altra statuetta che vi ho mostrato. Dobbiamo entrare in questa nave affondata verde. C'è bisogno di fare il giro. Tagliamo, tagliamo. Ok, saliamo su queste scale. Ok. E qui appunto troviamo la nostra statuetta Fortuna. Bene. Bellissima. Una delle più belle. La tua fortuna è permanentemente aumentata di 1. Benissimo, benissimo. Statuetta furtività, la troviamo nella cava. Vediamo dove siamo. Denwich Boris, che è una cava. Praticamente noi dobbiamo scendere in basso, appunto in questa cava, fino a quando poi noi troviamo un ingresso. Questo ingresso ci porterà a una serie di gallerie e molto facilmente arriveremo in questo punto perché appunto basta semplicemente scendere e continuare a scendere. Ci porterà fin qui dove c'è scritto il numero 4. Vedete, c'è questo terminale e troverete qui la statuetta furtività Ci che siamo. è permanentemente più difficile individuarti del 10%. Niente di che, diciamo, però sempre abbastanza utile. Statuetta riparazione, ci troviamo nell'impianto di assemblaggio a Corvega. Vediamo dove si trova. Qua c'è Santuary e qua c'è l'impianto. Dobbiamo prendere come punto di riferimento questa palla azzurra perché ce n'è moltissime rosse come vedete lì sotto. Dobbiamo salire fin quassù. Andiamo dall'altro lato. Ci sono molti predoni qui. E qui troviamo la nostra statuetta Bingo. riparazione che ci permette di i nuclei di fusione durano permanentemente il 10% in più. Ottimo, ottimo, questo molto utile per la nostra armatura atomica. Ed eccoci alla fine del nostro viaggio, l'ultima statuetta finalmente. Allora, ci troviamo nel relitto della FMS Northern Star, che si trova vicino a proprietà Warwick, Poseidon Energy e Officina dei Gatti. Allora, è un relitto di una nave gigante. E diciamo per arrivare qui sopra a poppa o a prua, no, onestamente non so quale sia, non so come si chiama, dovete passare da dentro, da sotto, da qua sotto, vedete dove ci sono questi container, entrate e salite fino a qua sopra. Una volta arrivati qua sopra, qua ci saranno moltissimi predoni, quindi li dovete uccidere. Come vedete qua ci sono dei cadaveri. Andiamo qui proprio sulla punta e troveremo la nostra statuetta Agility. In questo caso statuetta Ci Agilità. siamo. Le tue agilità è aumentata permanentemente di 1. E a questo punto sbloccherete anche il trofeo Sono Action Figures, che sarebbe il secondo trofeo relativo appunto alle 20 statuette. Ed eccoci qui alla fine di questa guida divisa in due parti. Spero di esservi stato enormemente d'aiuto alla caccia a queste meravigliose statuette che sono bellissime. Le vorrei avere nella mia bacheca. So che esistono, ma costano un occhio della testa. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, mi raccomando. Commentate se avete dubbi su qualche statuetta. Io vi ricordo che non ho fatto vedere il percorso completo proprio per non uccidere l'esplorazione in questo gioco, che per me è fondamentale. Ho dato le dritte, diciamo, strettamente necessarie per arrivare al luogo dove è situata appunto la statuetta. Condividete se volete far vedere questo video ai vostri amici sulla bacheca Facebook. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e iscrivetevi anche alla pagina Facebook, Google Plus, seguitemi su tutti i social network. Io vi ringrazio ancora una volta, ciao a tutti ragazzi.